più difficile, si aspettava un segnale di risveglio neanche all'Olimpico, dove ultimamente erano arrivati i risultati, questa squadra è riuscita a reagire. Però questa squadra invece ha reagito al secondo tempo, un secondo tempo dove mi sento di assolutamente sottoscrivere tutti i loro comportamenti appunto della reazione. Credo che il primo tempo sia stato frutto della batosta, perché quella è stata di Torino, e di aver preso il gol subito in alcuni minuti, e quindi è evidente che questo ha piegato le gambe per tutto il primo tempo ai giocatori. E quindi nel secondo tempo invece la vorrei registrare questa reazione, che poi è stata la percezione della loro prestazione viene vanificata dal gol di Lazzari al 92esimo, quello che era, però secondo me c'è stata questa reazione, e il pubblico l'ha anche capito, lo stesso pubblico che adesso contesta legittimamente, perché loro sì che hanno fornito una prestazione veramente da incorniciare. Il pubblico l'ha percepito questa reazione, l'ha sostenuti per tutto il secondo tempo, tant'è vero che probabilmente è arrivato più per spinta loro che per meriti nostri, ma i calciatori hanno fatto tutto quello che potevano fare nel secondo tempo, questo mi sento di sottoscriverlo assolutamente. Però è arrivata una forte contestazione per Luis Enrique a fine partita, forse tangibile per la prima volta, con un coro abbastanza pesante. È chiaro, sono amanti delusi perché hanno creduto tanto in questo tipo di percorso, hanno creduto tanto in questo tipo di allenatore, del gioco che propone, tant'è vero che nel momento in cui c'è stata la contestazione, e ripeto, legittima, a fine partita c'era anche stato uno striscione meraviglioso nei suoi confronti prima della partita. Questo testimonia quanto credito, quanto amore gli venga riservato. È chiaro che quando l'amore poi, alla fine di una partita come questa, viene deluso perché il risultato dice che la Roma ha perso 2-1 contro la Fiorentina, passione si trasforma in delusione, e quindi è normale che accada. Direttore, La società è molto chiara, davanti con Luis Enrique. Le chiedo, poco fa l'allenatore ha detto, punterò fino a, deciderò a fine stagione quale sarà il futuro. Ma mai avuto la sensazione che un allenatore possa essere stanco, troppo sotto pressione in questa piazza, quindi decidere di non trasformare più? È difficile entrare nella testa delle persone, nello stomaco soprattutto delle persone. È chiaro che possa avere avuto dei momenti, possa avere dei momenti in cui si sia stanco e sotto pressione, ma questo credo che appartenga al genere umano, non soltanto agli allenatori, calciatori o dirigenti. Io posso dire questo, che finché mi verrà data la possibilità di scegliere, così come mi è stata data all'inizio dell'anno, anche se forse è arrivato un po' tardi, però comunque ho partecipato nella scelta di tutte le persone che compongono la Roma, dirigenti, calciatori, allenatori appunto. Io credo che cioè, se sia più da mettere in dubbio la mia posizione, se fosse una proprietà che quella degli allenatori. Fintanto la società non farà, e sa la società, di avere il mio contratto nelle loro mani sempre, in qualsiasi momento che si voglia, no? Perché questa è la mia responsabilità, è un percorso che io ho immaginato, pianificato fin dall'inizio in totale autonomia, e finché mi sarà data la possibilità di effettuare delle scelte, mi sarà ricca sarà. Scusi, una curiosità, come giudica questo continuo a prendersi responsabilità?